Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati al blog del camionista, sempre con il vostro Silvano. Videino a volo di metà settimana, dai ragazzi che siamo al giro di boa, quindi tenere giù che ce la faremo anche a sto giro. Boh, partiamo. Devo andare a fare uno scarichetto di cisternette. Quelle da 10 idrolitri. Le cubiche da 10 etotri. Boh, e l'aria. Questo è un camion nato per andare verso Trieste, che là di aria ce n'è tanta, qua da noi scarseggia. Ma vabbè, dai, fossero questi i problemi. Dai. Boh. Avanti popolo. Insomma, come avrete letto dal titolo, gli autisti sono esseri umani. Sembrerebbe proprio di sì. Perché tra chi spevazza, chi fa uso di droghe e chi va a puttane, ce n'è di tutto un po'. Del resto siamo tutti esseri umani, ragazzi, con i nostri pregi e i nostri difetti. E ora non è che stia qua a dire giusto o sbagliato, ognuno secondo coscienza trae le proprie conclusioni. Lungi da me fare il giudice. Due cosine comunque mi verrebbe da dire. A chi sostiene innanzitutto di far vedere che beve per portare avanti una campagna di discriminazione, posso solo dire che più di sensibilizzare fa la figura del coglione, né più né meno. Cioè, io per combattere l'illegalità non è che posso essere o diventare un criminale, un truffatore, un trasgressore in generale. Cioè, dovrei comportarmi ed essere una persona ligia, osservante delle regole. E allora potrei dire la mia, se no il concetto di base perde di validità. Per un discorso di incongruenza, di ipocrisia, come ho già detto, su quello riteniamo di essere indiscriminati. Mandiamo avanti una petizione alla commissione Peti e praticamente proponiamo alcol zero per tutti, patenti superiori e non superiori, lavoro, uso privato, zero per tutti. E allora là si risolverebbe discorso della discriminazione. Chiusa parentesi sull'alcol. Riguardo all'andare a puttane, non è che sia una novità. Se c'è l'offerta, vuol dire che c'è anche la domanda. Che negli ultimi tempi se ne vedano sempre meno di autisti è verissimo. Del resto, ragazzi, se non abbiamo neanche i soldi per fermarci a mangiare, vogliamo avere i soldi per andare a puttane? Dai, diciamocela tutta. In passato lo si faceva
un po' più volentieri, perché appunto c'era anche la disponibilità economica. Non parliamo poi di chi lo fa per una certa dipendenza dal sesso, ma del resto ognuno ha i suoi problemi, proprio per indole, che là sono comunque altre problematiche. Ma in fin dei conti, ragazzi, c'è sempre stato chi lo ha fatto, una volta appunto molto più facilmente, e ancora più facilmente per chi faceva i paesi dell'est. Se non pensate sempre che siano quelli dell'est ad essere venuti qua, ci sono tante ditte che per anni e anni hanno fatto tagli a paesi dell'est, specializzate su quello. E da quello che mi raccontavano gli autisti, con tanto di figli, moglie e quant'altro, quando si trovavano laggiù, poi per i costi molto più contenuti, era più facile cadere in tentazione, dai, diciamola così. Alla fine. Poi, per quanto riguarda il discorso droghe, anche lì, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, ci sono sempre stati quelli che si dovevano dopare, vuoi per sostenere ritmi di lavoro allucinanti, vuoi per problemi loro fisici e mentali, ci sono sempre stati. Io ora non vi dirò il settore, non vi dirò i dettagli, ma ne ho conosciuti. Che, per farvi un esempio, dovevano drogarsi per sostenere ritmi allucinanti in periodi di punta. Ci sono settori in cui in determinati periodi dell'anno si pompa di brutto, e quindi per cercare di restare svegli si fanno uso di sostanze stupefacenti della più disparata natura, visti io anche con i miei occhi, colleghi che si sono trovati, che si sono passati la roba dicendo appunto: dai, fammi piacere, questa sera la devo tirare per le lunghe, e allora si passavano la roba. In quel caso lo hanno fatto, lo fanno, perché il gioco vale comunque la candela, perché non sempre è detto che quello che uno spende in droghe poi non gli ritorni con gli interessi su quello che fa. Non è sempre detto. Ci si assume una bella dose di rischi, ma a volte conviene. Io adesso non sto incitando nessuno, però vi dico i fatti per quelli che sono. Vi dico i fatti per quelli che sono. C'è gente che in sostanza si è pagata il mutuo della casa in 10 anni con questi discorsi qua, e lo fanno tuttora. Poi sono esigenze economiche, fanno appunto quel periodo che gli serve per ammortizzare le spese che hanno, e poi cambiano lavoro, perché sanno benissimo che non possono sostenere determinate cose, determinati ritmi alla lunga, perché a giocare con il fuoco prima o poi ci si scotta. Quindi
quelli che appunto hanno con gli è restato ancora quel pelino di sale in zucca, poi mollano. Altri invece cadono vittima della dipendenza, il che non è una bella cosa, ma come ho detto, gli autisti sono esseri umani. In ogni settore c'è chi fa uso di stupefacenti, chi abusa di alcol o in generale ne combina di tutti i colori. Nessuno è santo. Certo che da qua a puntare il dito sull'intera categoria e passa di acqua sotto i ponti. La mela marcia, in sostanza, c'è dappertutto. Trasporto compreso. E per i più disparati motivi. Ciò comunque non giustifica certi comportamenti. E qui ve lo dico chiaro e tondo. Però non generalizziamo, non creiamo del panico ingiustificato, ribadiamo solo il fatto che gli autisti sono esseri umani con i loro pregi e i loro difetti. Io altro per oggi probabilmente non ho da aggiungere, quindi vi saluto, ciao da Silvano e dal blog del camionista. Vai, alla prossima!